Buonasera, bentrovati in diretta dagli studi di Telebari. In primo piano lo sport, il calcio. Bari Vibonese per la 12ª giornata di campionato di Serie C. Vediamo com'è andata. Sì, è una partita che temevo tanto perché era una squadra che ha dimostrato che corre tanto in campo e noi ci dobbiamo mettere in testa che in campo dobbiamo correre. E quindi di conseguenza erano anche molto organizzati nei movimenti, diciamo, offensivi, e siamo stati in certi momenti della partita non precisi nelle uscite, quindi di conseguenza loro guadagnavano campo e, diciamo, ci hanno messo anche in difficoltà. Però vorrei parlare delle cose positive, perché chiaramente le cose negative le ho segnalate sicuramente quando si faceva il risultato. E abbiamo creato diverse situazioni che potevamo andare sicuramente in doppio vantaggio, e poi magari anche nell'ultimo periodo della partita mi è piaciuto tantissimo l'atteggiamento di chi è entrato, perché ha dato aggressività, ha dato sicuramente corsa e siamo stati molto molto bravi a rimanere in zone alte con la linea difensiva che è salita di tanto, e che è quello che poi dovevamo fare, diciamo, per tutta la partita. Dovevamo essere molto più aggressivi, dovevamo essere più corti, però poi alla fine andiamo a vedere, loro hanno avuto due tagli fatti bene nel primo tempo dove è uscito Frattali, e magari un altro cross che hanno fatto tipo il primo gol che ci hanno fatto. E per il resto, insomma, hanno fatto tanto gioco, però voglio dire, forse a livello di occasione abbiamo creato qualcosa in più noi. No, emozione bella, peccato perché, come ho detto in precedenza, speravo magari portasse un esito migliore ai tre punti, quindi c'è il rammarico di aver pareggiato una partita in casa. L'avevamo preparata molto bene in settimana, nonostante sapevamo che la Vibonese era una squadra che giocava molto bene, soprattutto nelle fasce laterali, e c'è il rammarico, insomma, c'è il rammarico perché sono punti persi. Ci saranno il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico e il sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo domani a Bari in rappresentanza del governo per la cerimonia dell'unità nazionale delle forze armate che si svolgerà al Sacrario Militare di Bari. La cerimonia comincerà alle 11 con l'esecuzione dell'inno nazionale e gli onori militari. Il presidente della Camera deporrà una corona del capo dello Stato sul sacello dei caduti d'oltremare, portata a spalla da due corazzieri. Dopo una sosta di raccoglimento e la firma di Fico nell'albo d'onore si svolgerà la Santa Messa officiata dall'arcivescovo Francesco Cacucci. Saranno presenti i rappresentanti delle associazioni combattentistiche d'arma e le famiglie dei caduti e dispersi in guerra, insieme alle autorità civili e militari. Dalle 5 del mattino alle 14 saranno chiuse al traffico via Gentile, via Colella, via Mira e via Divisione Acqui. La giornata prevede anche l'apertura al pubblico di alcune caserme. Aderiscono alla iniziativa la brigata Pinerolo, Porte Aperte, la caserma Briscese Vitrani e la caserma Bergia, sede del comando regionale e provinciale dei Carabinieri. E cambiamo argomento. La Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha firmato un accordo con la Regione Puglia, una prima soluzione per porre un rimedio alla carenza di medici. Tutto nel servizio di Roberto Maggi. Oltre il 50% dei medici in associazione in pensione nei prossimi 5 anni, il rischio che per il 2022 il 45% delle associazioni della medicina generale pugliese chiudano per assenza del numero minimo di 3 medici. I numeri sulla presenza di medici di medicina generale in Puglia destano preoccupazione. Se ancora non si può parlare di una vera e propria emergenza, la proiezione dei dati sui prossimi anni dipinge uno scenario non rassicurante. Del resto, già quest'anno anche a Bari si sono create situazioni di carenza assistenziale. A Loseto il pensionamento di un medico di famiglia ha lasciato scoperta per un breve periodo la popolazione, situazione per cui si è dovuto correre ai ripari con una sostituzione. Per far fronte al problema, la Federazione Italiana Medici di Medicina Generale ha firmato così un nuovo accordo integrativo regionale con la Regione Puglia. Un primo passo per andare incontro all'attuale carenza di medici legata alla gobba pensionistica e la conseguente esigenza di garantire ai cittadini pugliesi la continuità assistenziale sul territorio e la copertura del medico.
medico di famiglia. L'accordo infatti modifica il rapporto ottimale della medicina generale, che passerà da un medico ogni 1000 abitanti a un medico ogni 1300. Inoltre consente ai medici con il doppio ruolo, continuità assistenziale e medicina generale, che superano il tetto dei 650 assistiti, di mantenere l'attività in continuità assistenziale fino al nuovo tetto di 850 assistiti, purché entrino in forme associative, anche senza percepire temporaneamente le indennità aggiuntive previste. In questo modo, senza incidere sulle risorse messe a budget, si promuove il modello della medicina associativa. Sarà necessario però rivedere ulteriormente l'organizzazione generale per il futuro, spiegano dalla federazione, per evitare ulteriori criticità per i pazienti. Già oggi registriamo carenze rispetto alla copertura dei posti messo a concorso, un dato del 2018, il 47% dei posti messi a concorso non è stato coperto sul territorio regionale. In alcune ASL, come l'ASL di Taranto e la ASL BAT, addirittura abbiamo superato il 70% dei posti. L'accordo che abbiamo sottoscritto il giovedì scorso, il 31, ha proprio questo obiettivo: incominciare a mettere le basi per dare una risposta all'emergenza demografica della professione della medicina generale. Piove all'interno del palazzetto dello sport di San Pio, una situazione che perdura dalla grandinata del 10 luglio che danneggiò i cupolini della struttura, e adesso l'attività agonistica è a rischio interruzione senza strutture alternative da poter utilizzare. L'acqua che cade dai cupolini del soffitto, il pubblico costretto a spostarsi mentre assiste a una partita di campionato. Al palazzetto dello sport di San Pio piove all'interno, una situazione che va avanti dal lontano 10 luglio, quando una violenta grandinata danneggiò seriamente i lucernari in plexiglass. Le pur poche precipitazioni del periodo estivo non hanno risparmiato il parquet della struttura, che nel frattempo si è rovinato irrimediabilmente sotto l'azione dell'acqua. Neppure le soluzioni messe in atto in attesa dell'arrivo dei cupolini nuovi sono riusciti ad arginare il problema, dai teli in plastica ai secchi per raccogliere l'acqua. Di fatto, pochi giorni fa la pioggia è arrivata nel bel mezzo di una partita di campionato, con risultati facilmente immaginabili. Piove nel palazzetto. Molti degli atleti che svolgono attività sportive in questa struttura dell'estrema periferia della città hanno tempestato di foto la bacheca del sindaco De Caro, spaventati dalla possibilità di pagare le conseguenze dell'eventuale sospensione di un match. Tra le varie società che utilizzano la struttura vi è anche una società di volley femminile che milita in Serie C. Va detto che non esistono strutture alternative nel territorio del quinto municipio. Per la gara contro il Melendugno, allora, le ragazze del Prima Donna Bari hanno provato la danza della pioggia al contrario, sperando che il rituale, oltre ad agire sul meteo, serva anche ad accelerare la risoluzione del problema. Si è svolta con successo a Bari l'esercitazione Atlante 2019, organizzata dal Comando delle Forze Operative Terrestri di Supporto e condotta dal Comando dei Supporti Logistici dell'Esercito, una dimostrazione realistica di alcuni interventi operativi sanitari all'interno di un ospedale da campo. "35 moduli sanitari, tende, containers e dispositivi medici, sale operatorie, terapia intensiva, presidi ginecologici e odontoiatrici, laboratori di analisi e una farmacia. Il complesso sanitario campale Roll 2 allestito a Bari in 18 ore nell'ambito dell'esercitazione Atlante 2019 dell'esercito italiano, la conferma della capacità e della professionalità che la Forza Armata è in grado di impiegare in situazioni di emergenza. 4 giorni di addestramento per testare la preparazione delle truppe di soccorso in caso di conflitti e calamità naturali, 2 di scenari operativi simulati, il primo che ha visto il Comando dei Supporti Logistici garantire le cure di emergenza ai militari feriti e alle popolazioni civili coinvolti nel combattimento, il secondo per testare la capacità dei militari di soccorrere le popolazioni colpite da uno tsunami, affiancati da medici militari e civili, dalla Croce Rossa Italiana, dalla Protezione Civile. Ad illustrare l'operazione il generale Giovanni Di Blasi, comandante dei supporti logistici, a margine del briefing organizzato per i giornalisti e le autorità nella giornata conclusiva dell'esercitazione, nella quale è stato simulato anche il trasporto con elicottero e il ricovero di un paziente, presunto caso di Ebola. La fase più complicata per noi è stato lo schieramento.
Noi abbiamo la possibilità, in questo caso, in questo accampamento è schierato un ospedale da campo militare, un ospedale da campo che può sostituire in pieno tutti i servizi dell'ospedale civile di Bari. Supponiamo che lo tsunami abbia messo fuori uso molti dei servizi dell'ospedale civile, quindi i medici dell'ospedale civile di Bari possono venire a operare all'interno del nostro ospedale a campo. Questo ospedale a campo può essere schierato il nucleo principale entro 18 ore dall'attivazione. Un esperimento unico che ha visto in campo la sinergia tra personale medico e paramedico militare e addetti al Servizio Sanitario Nazionale della Regione Puglia. Qui quando arriva il paziente, naturalmente come in tutti gli ospedali, viene attribuito un codice, quindi c'è il paziente è stato già in zona d'operazioni, è stato già soccorso, è stato trasportato, quando viene portato qui ha già una prognosi. Però che cosa succede? Non che il medico nostro non si fidi di quanto ha già fatto un altro medico, però possono essere cambiate le condizioni durante il trasporto, qui viene sottoposto nuovamente a un triage, quindi gli viene assegnato un codice, se è fra i codici meno sensibili segue una via particolare passando dal poliambulatorio e via discorrendo. Laddove invece il medico riscontra un codice rosso segue un'altra via, esattamente come avviene per un ricoverato al pronto soccorso in policlinico, che a secondo del codice che gli viene dato c'è maggior urgenza o minor urgenza. Voltiamo pagina, la poesia di Bari di Arco in Arco. Ieri pomeriggio la visita guidata a cura dell'Associazione Pugliarte alla scoperta delle bellezze della città vecchia. Un percorso esperienziale alla scoperta delle più antiche caratteristiche viuzze di Bari Vecchia. Torna l'appuntamento con la poesia di Bari di Arco in Arco, la visita guidata promossa dall'Associazione Pugliarte, che accompagna i tanti visitatori a conoscere le storie e le tradizioni che ruotano attorno agli archi e alle corti di epoca medievali presenti nel borgo antico. Punto d'incontro a Piazza Federico II, per proseguire poi con Arco Basso e Arco Alto e concludere il tour con l'Arco della Fattucchiera in una passeggiata tra i vicoli di Bari Vecchia. È una visita particolare perché non tocchiamo i beni monumentali della città, ma andiamo a conoscere il cuore pulsante della città vecchia. Quindi si passa tra gli archi e le corti storiche della città, archi e corti particolari legati chiaramente ai personaggi che hanno fatto la nostra storia. Al centro dell'attività è il viaggio che rompe il concetto di visita al monumento e al paesaggio per diventare un percorso che mobilita i cinque sensi del fruitore alla scoperta delle diverse arti presenti in città. Storia, architettura, patrimonio popolare, i sapori della Bari del passato si uniscono per donare ai turisti, ma anche ai tanti cittadini baresi, un sabato pomeriggio diverso dal solito. Possiamo dire che uno degli obiettivi di queste esperienze è anche portare gli stessi baresi a conoscere il proprio territorio, oltre che ai tanti turisti. Assolutamente, nasce proprio il nostro progetto che è Bari Nostra, con l'obiettivo di fare turismo di outgoing, cioè far sentire cittadini baresi turisti a casa propria. È un turismo rivolto ai residenti. E riprendono i Family Concert al Teatro Petruzzelli, a dirigere l'orchestra del Politeam Malvise Casellati, uno dei talenti emergenti degli ultimi anni. Alla viola Federico Regesta, vediamo insieme uno stralcio del concerto. E siamo alla rubrica di Arte e Cultura, a cura di Isabella Cedro. Parliamo oggi del laboratorio teatrale di Floriana Uva.
Attrice, professionista e regista, Floriana Uva conduce anche corsi di dizione, lettura espressiva e un laboratorio teatrale rivolto a chiunque intenda iniziare o approfondire le proprie esperienze di recitazione o semplicemente avvicinarsi al mondo del teatro. Il laboratorio prevede un incontro settimanale della durata di 2 ore e si conclude con l'allestimento di uno spettacolo. Per Floriana Uva il teatro è il luogo dove si può fare ciò che nella vita reale verrebbe giudicato folle, fuori dagli schemi. Fare teatro significa essere disposti a mettersi in gioco, nell'approfondimento del rapporto con se stessi, con gli altri e lo spazio, superando timidezza, tensione e paura di esibirsi, nell'improvvisazione che sviluppa la creatività, nell'immaginazione che va oltre il solito vedere o sentire, nel continuo entrare e uscire dai personaggi. Fondamentali la conoscenza, la comprensione e il controllo delle emozioni, nella comunicazione verbale e non verbale delle capacità espressive. I miei laboratori teatrali attualmente li frequentano persone adulte. Questo perché? Perché io intendo il laboratorio teatrale, nel mio caso, cioè da adulta, come una scommessa. Quindi perché la scommessa? Quando mi si incontra amici nuovi, mi chiedono: ma di che cosa ti occupi? Di teatro, rispondo, e poi conduco anche laboratori teatrali. La prima risposta è: che bello, mi piacerebbe tanto frequentare un laboratorio teatrale. Immediatamente dopo mi dicono: ma io non ho memoria, ma io ho difficoltà a ricordare le cose, figuriamoci un copione. Ebbene, questo mito lo possiamo tranquillamente sfatare. Perché? Perché il teatro, i laboratori teatrali aiuta anche in questo senso, aiutano a mantenere la memoria, la concentrazione, e si percorre un percorso ricco, che è complesso, quello del laboratorio teatrale, per come lo intendo io, cioè completo, quello un po' tipico, ecco, ed è quello che si occupa della presenza scenica, è quello che si occupa dello studio del testo teatrale, quello che si sceglie oppure che si realizza addirittura. Infatti nei miei laboratori realizziamo addirittura i testi teatrali. E per questa edizione del telegiornale è davvero tutto, grazie per averci seguito, a tutti un buon proseguimento di serata. Il meteo è offerto da sgservicesud.it. Amici Trebi Meteo, benvenuti a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di lunedì, che vedrà un netto miglioramento del tempo. Si allontana infatti la perturbazione che nel weekend ha portato piogge sull'Italia, anche se altri sistemi nuvolosi poi nelle giornate successive torneranno a interessare il nostro paese. Però per questo lunedì la nuvolosità sarà decisamente meno presente e insistente, anzi, come vedete, si faranno avanti anche delle belle schiarite col passare delle ore. Anche in termini di precipitazioni ben poco da segnalare, netto miglioramento, qualche piovasco magari a inizio giornata sarà ancora possibile sul basso Tirreno, ma poi, come vedete, le macchioline blu e azzurre spariscono dal nostro paese. Quindi ci attendo lunedì decisamente più tranquillo, con il ritorno di ampie zone di sereno, diciamo qualche piovasco al mattino sul basso Tirreno, ma poi in allontanamento, e poi a fine giornata iniziano ad affacciarsi nuove nuvole e nuove piogge a nord-ovest, con qualche piovasco tra Levante Ligure, Alta Toscana e sulle Alpi occidentali. Però ripeto, nel complesso giornata discreta e anche con temperature in aumento al nord. Con questo è tutto, per i dettagli scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo. Il meteo è offerto da sgservicesud.it.